Terra di Pondi. Questa sera ci sono i giocatori veneti dell'Altobaleno Curiato Padova, una realtà sicuramente una delle sorprese di quest'anno, di questa stagione, che matricola per la prima volta in questa società, in qualche modo questa squadra nata dalla collaborazione tra due società, Curiato Padova, e che si è ben portata finora nella stagione. Possibilità di entrare appunto nella doppia posizione in questo momento, che è in piena lotta anche per aggirare la terza parte, che è la separa la formazione Pavarino dalla Vedete Colonia, che è la Vedete Colonia in questo momento hanno la terza posizione. Per questo è un anticipo in realtà di campionato, appunto perché è scelto dalla formazione veneta, perché il primo tiro dell'incontro del giocatore numero 1 partita finita
chiuso il campionato la scorsa settimana con un ottimo quarto posto, la formazione della Media Giovanissima. E diciamo intanto nella cambio a scatto di difesa con Del Torre che va in fase difensiva perché finisce una rovesciata, attenzione, ma c'è stato 10 secondi di sagra dell'errore da una parte e dall'altra. Thank you.
all'undicesimo minuto 2-2, 3-2 scusate, con l'Orioco Padova in vantaggio. Pintoletto 4-2 d'attacco, quindi del sole sempre alta sulla linea di 9 metri la difesa Benita e Torre per Samatà, libera Conte, Conte il pallonetto, il palo c'è la rete, Luca Conte, quando siamo giunti ormai al 13esimo minuto, 4-3 per il Padova, Fondi che è riuscita a ridurre le distanze lì. Sì, e l'ha fatto anche in un'operazione, abbiamo notato come si è condannato bene lo schema, come si è realizzato bene lo schema offensivo che ha portato al tiro in maniera abbastanza libera, Luca Conte con un buon anno di tiro, poi concretizzato dalla destra, vediamo come attacca invece dall'altra parte, da domani con la persona personale di Sacco, che aveva intravisto un po' di spazio, ma poi il passo era stato chiuso, questo fallo sul numero 20 in casa nera, e quindi numero 29, scusate, in casa nera, sa, e quindi si è ripartiti da 9 metri. Ora si scambiano di posto con il sistema mobile di fuori che cerca di sopperire con la grande mobilità e con una buona tecnica, almeno per quanto abbiamo visto io, magari alla mancanza dell'altezza, però comunque vediamo che è sicuramente finora il più pericoloso quale chiede ancora Zennaro, senza che Zennaro si accenda per stare da distratto da cambiare l'angolo e la moglie vede solo all'ultimo non riesce a intercettare la coperta, ora ottimo il passaggio, cambio tra difesa e attacco, poi rigore anche il tecnico della formazione della prima Leandri con Gennaro in fase d'attacco, il numero 14 Peronato che entra invece in difesa, bello ora questo schema a due che va a servire poi il numero 27 Mattarella, il tiro che non sta del buono, buon angolo e poi si ha la controllata, non fa un buon tiro perché fa un po' di tiro, chiude la corsa servito, ma nessuno ancora non è riuscito a seguire il fenomeno, il tabellino non è potuto, comunque l'importante è che il pallone sia arrivato bene, tutte e due le volte sui metri avversari, la prima volta l'intervento di Sicilia, la seconda volta è troppo alto il tiro, Testillo, e ora c'è una ammonizione ai danni di Lettore, lei ovviamente ha messo appunto le mani al collo del giocatore Trincoletto, se era passato troppo il giocatore Trincoletto, comunque ma il fallo c'era nettamente, si riparte da 9 metri. Fallo che è costato anche il cartellino giallo al capitano Fondano. Dovrà partire per Sarti, quindi ancora Gennaro e Giapponese, dialogano anche con il Simona, si scambiano di posto, Sarti e Gennaro, è proprio il numero 29 a tentare il sotto mano, non si lascia però sorprendere il portiere Stavone, e poi quindi, il tentativo di Sarti, il numero 29, di gol, quindi si può ripartire per l'azione del calcio di Fondano, 16 minuti a Roma, questo primo tempo, punteggio che dice 5-3 in favore degli ospiti della Coppa di Lago Padova. Esce intanto dal campo Buona Samatà, gigante che entra nel ruolo di centrale, il terzino destro e Stefano Vettore, intanto rientra in campo anche Andrea Gallardo, che si dice sempre questo numero di tiro. Campo è la preferenza di Fondi Adriana proprio sul
questo primo tempo. E ne c'è più di un pallone a 5, Fondi qua. Fondi che fino a questo momento lo ricordiamo, ha vinto tanto contro Lucia, in casa, poi ha vinto tutto il punto. E il pareggio è arrivato proprio all'andata, vinto la Napoli, la vittoria contro Colonia. Partite si giocheranno domani, che sono Siracusa contro Modena Colonia, un altro tempo spareggio per il terzo posto, e poi si sfideranno invece le prime due della classe, Bressanone, Rixen e Trieste. Bressanone è ormai sicuro del girone unico della prossima stagione, Trieste che deve ancora conquistare qualche punto, dovrà farlo a Bressanone, potrà farlo anche sabato, quando incontrerà al Palagiano di Trieste proprio la formazione fondata della Calcio in Banca Popolare di Colonia. Vediamo intanto come costruiscono i propri giocatori. Abbiamo 29 e 49 secondi.
dimostrazione che al primo anno in Serie A 1 sta facendo veramente veramente bene. Sì, sicuramente, intanto perché il numero 14 per un anno è stato in attacco, un posto di intatto fino alla mia parte. Era un po' letto ora che si è spostato sull'altro versante dell'attacco padrino. Equilibrata, anche se stessa, tutto sommato, a decorso. Sì,
sì, assolutamente, ma io volevo sottolineare come questa cura di Padova abbia adottato più volte la scelta di attaccare subito, subito in fase di rimessa, insomma, i giocatori di De Santis prendono palla quando il portiere deve far ripartire il gioco, i giocatori invece veneti sono subito lì a pressarli, a fare delle marcature individuali come abbiamo visto anche nell'ultima occasione con la marcatura su Matà. Insomma, un Padova che vuole crederci fino alla fine, vuole stampare il passo per accedere al primo livello internazionale. Quindi questa sera gli uomini di Andrea tutto per tutto. Non può essere così. Certo, cercano di sfruttare al meglio quelle che sono le loro caratteristiche, ovviamente. Quindi, vedendo che i primi giocatori che impostano il gioco, secondari, sono magari di struttura fisica componente, quindi magari anche un po' più lenti. E quindi cercano magari di arrivare anche sul primo passaggio. Questa è una scelta che si vede abbastanza chiaramente in tattica da portata del nostro grande. Ma credo che anche sono anche abbastanza massicci. Vediamo ora come si sviluppa questa azione d'attacco con il mister Pisani che ha cominciato il portiere per schierare il centro portiere di Mondello e Mato Benzino per attaccare a fine organico. Nella riparto quindi in questo attacco fondato è rientrato velocissimamente Scalone con Conte che è uscito dal campo in fase di difensiva. Pestillo invece nuovamente in campo, ora in difesa, si trova, si è rovinato, la respinta di Scalone, ora va realizzata in inferiore numerica e quindi troviamo il pareggio 9 a 9 a 3 minuti e mezzo dalla fine della prima stazione. Ma vedete che questa volta Gennaro si fa gioco prima tutta la difesa di Gennaro, tanto a realizzare lo spazio corto, ma anche a momento la formazione ottica 10 a 9 passati 27 minuti 3 a termine di questa prima stazione con Manzoni, no, con il Castillo che riesce dal campo e lascia il posto nuovamente a Andrea Vallaglio, in campo al suo posto il capitano Stefano Pettoni, che va al suo posto anche in direzione di pezzino sinistro. C'è troppo già la doppia di ancora la bianca che corre la palleggia, poi scarica molto bene su Andrea. Thank you.
Thank you.
un fallo per i Veneti, punizione battuta, c'è il Tennale sempre in posizione centrale, abbiamo già detto lì dopo la distanza tanto il campo proprio e la rete. Anche il palazzetto del Lusso. Sì, uno scavone modello Waterford che ha seguito millimetricamente il tutto, tutto si è fatto con la un blocco irregolare, e quindi nuovo pallone per lo scappamento con Matasse, finito da Scavone, che ha lo scavalcamento, gli arbitri non combinano questa rete in quanto ha commesso un passone di passi sotto palle, però il giocatore al potesino, anche egli per il primo anno per la carro subito. Era stato molto bravo comunque, un bel cambio di direzione, una bella rete per Jonas Matasse, che cavana dall'ultimo passetto comunque commesso sotto palle, dopo il pallo che era stato portato dal numero 29 campo. Gigante che va a incontrare con Filip, ancora di Alano di Cassini, con una certa velocità, il tiro piazzato di Rigante, non sorprende, cioè restano due di lunghezza di vantaggio della formazione fondana dopo 5 minuti e mezzo nella protesta, e continua a entrare in fase offensiva, si avvicinano i giocatori di Patalino con il numero 14 Peronate che rientra in campo in fase difensiva a sostituire Zennaro. Fondi che, quindi che conduce adesso di un, con un gol di vantaggio sulla formazione ospite. Gigante, c'era il pallone del Fondi, quella di Gante, dialoga con il Matà che dalla distanza perde il filo, deviato però il campo adesso abbiamo fatto la Martina, tutto il suo gol. Thank you.
Torre per Rigante, Rigante per Filippo, Filippo e il mister Gesù Sanchez che ordina calma ai suoi giocatori per evitare errori che come nelle ultime circostanze potevano portare molto calma e quindi un po' Rigante, una difesa molto più spezzata in questa circostanza di ripresa da parte del Padova con Filippo e va tutto in fuori. Maxi Soliani nel tentativo di neutralizzare quello che sta tenendo per il cittadino, questa volta non fa un po' di errori precedenti dal centro, quindi numero 15 della formazione veneta, con Maxi Soliani che riesce dal campo a favore dell'ingresso di Spadone, anzi per questo attacco rinuncia ancora al portiere, Mr. De Santis, quindi che era il suo sesto giocatore di movimento. Ora la iniziativa di Rigante per qualche presa di Cecilli, mentre intanto velocemente il Spadone al posto di Pestillo può attaccare lui la velocità, la formazione pagatina, ancora per Cassio, il passaggio di Nicoletto, il passaggio per Cassio, ancora una volta a sicuramente quello della formazione pagatina, probabilmente una spinta c'era stata in questo caso di Rigante mentre andava alla conclusione. Non sono dello stesso avviso il direttore di gara, il signor Benissimo Maccarone, che assegna nuovamente il pallone all'attacco fondante. Riesce nel campo Spadone per l'ingresso in fase offensiva di Colorado Pestillo, con la marcatura individuale portata dal numero 36, la carta nera direttore, su Milo Spino. Siamo sulla lavorando per liberare il numero 5 serve di giocatori fondati. Infatti c'è il blocco con Paolo Pestillo che libera, finisce poi si accentra un pallone. Antonio Stavoni, il batte nella maniera, lo scarico con il che Rigante, Rigante che intendeva colpire lo spazio, nello spazio il proprio pivot all'aglio, passaggio intercettato dalla difesa patatina, ma nulla di fatto perché era stato commesso anche un fallo sul centrale numero 24 della formazione fondante. Conteggio che dopo 11 minuti e 8 secondi della ripresa, il cronometro nuovamente fermo per consentire di assicurare il parquet del palazzetto dello sport fondante. 11 minuti e 8 secondi, dicevamo, della ripresa, il tempo dice 16 a 15 dell'HC Santa Popolare di Fondi sugli avversari dell'arcobaleno Oriago Mato. Appena scopato il parquet del palazzetto dello sport, il Fondi si è abbattuto la punizione, Rigante che per adesso è fermato, c'è anche segnalazione di gioco. Thank you.
Thank you.
Adigante che è il titolare della squadra di Dante Rigatti. 19-18, mini black per il fondo. 19-17, scusate, mini black per il fondo. 17esimo minuto. E poi va, si alza il braccio all'ultimo momento, riesce a chiudere lo stesso a Testillo che si era ben liberato superando la città di questa volta vediamo che si tratta di due in aria, il motivo per cui anche se finale questo video di quella formazione dell'arcobaleno Riaco Padova. Fernani intanto in fase difensiva per Gloriago Padova, la marcatura individuale su Milo Spinic. Vediamo come sviluppa l'azione del campionato di Fernani, che va a liberare molto bene Milo Spinic, la marcatura su di lui, la diretta va a tirare con un bel semipallonetto che termina la sua corsa all'incrocio opposto rispetto alla posizione di tiro. Quindi nuovo futuro a 18 per la partita della difesa di Gloriago sul lato Padova. Allora ha fatto con Gennaro, con il colpo Thank you.
libera molto bene, Mazzara alla destra di Cicci per il 22-18 e adesso questo sì che il gioco di fondo Thank you.
stata prepotentemente sul meno 2. Adesso finisce l'impiegazione. Il giocatore Rotunno. Adesso Fondi che deve gestire questi due minuti di attacco.
portare per raggiungere con lo spareggio finale. Scusate,